Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in Radio Senza Anima. Allora, come sempre, io ho combinato uno dei miei soliti pasticci. Avevo registrato come si fa la pastella, ma ahimè, schiacciando un bottone invece di fare pausa, l'ho cancellato e ormai la pastella l'ho fatta. Eccola qua. Già ho fatto fatica a fare questo perché ho aperto la finestra per fare un po' più luce. Nel frattempo che ho aperto la finestra, ok, si sono messi a abbaiare tutti i cani del vicinato perché è passato quella cagna che c'è su qua che li guarda tutti, perciò quando passa i cani abbaiano. Cagna è una cagna veramente, non è una donna, è una cagna. Poi passata l'ambulanza dietro i carabinieri, guardate, una cosa sembrava una barzelletta. Io ho detto non lo so, manca solamente che passa la Via Crucis, il Giro d'Italia e siamo a posto. È successo di tutto in questo cazzo di video, ok? Comunque non rifaccio, non sono capace di far video, ok? E prendetemi così come viene. Se vi dico dove è messa adesso questa telecamera, ridete per una settimana, è dentro il cestino della frutta tenuta dai limoni, ok? Non vi sto dicendo cazzate. Quando finirò il video ve lo faccio vedere. Ci ho messo i limoni intorno perché stia su. Voi direte: ma perché non ti compri un cacchio di cavalletto? Me lo sto chiedendo anch'io. Ma presto farò una lista Amazon per il mio compleanno e metterò dentro anche il cavalletto. Sì, voi direte, ma hai appena compiuto gli anni, li compri il 14 novembre. E vabbè, io già mi anticipo e farò la lista Amazon per il 14 novembre. Ok, allora cominciamo. Vi dico come ho fatto la pastella, perché qua faremo i würstel in pastella. Negli stecchini. Allora, la prova che ho fatto la pastella. Ecco qua la padella sporca. Allora, per fare questa pastella ho preso 150 grammi di farina bianca setacciata. Gli ho messo dentro un po' di questa arostina o ariosto, quello che volete. Io la faccio a modo mio, non come quella che fanno vedere. Io la faccio a modo mio, sia chiaro, ok? Poi latte senza lattosio 50 grammi. Ho messo un uovo intero e acqua frizzantissima, dovrebbe andare congelata, e invece io gli ho messa lievemente frizzante, che anzi me ne vado a bere un goccio. Ok, acqua leggermente frizzante, io gli ho messo dal frigo, ok? Ho mischiato il tutto ed è uscita questa pastella che adesso l'ho messa qua perché la devo lasciare riposare per mezz'ora e l'ho messa qua perché poi vado bene a pucciare dentro i würstel. Ok, fin qua ci siamo arrivati, avete capito? Come ho fatto la pastella? Ripeto. 100-150 grammi di farina, dopo dipende da quanti würstel volete fare. 100-150 grammi di farina bianca setacciata. Potete mettere sale, c'è chi non glielo mette, c'è chi glielo mette, c'è chi gli mette la farina gialla. Ci sono 100.000 tipi di ricette. Io faccio quella che ho sempre fatto a modo mio. 150 grammi di farina setacciata bianca, io gli metto un po' di questo che sarebbe tipo ariosto, che gli dà un po' di gusto, potete mettere quello che volete, 50 grammi di latte e acqua fino a che diventa di questa consistenza, ok? Di questa consistenza. E adesso lo mettiamo in frigo perché deve rimanere in frigo mezz'ora. Nel tempo che rimane in frigo, io vado avanti con la ricetta. Eccomi qua ritornata. Il tempo di mettere in frigo. Vabbè, oggi ho detto che non è giornata, vero? Sta succedendo di tutto in questo video, di tutto. Io dovrei fare, com'è che si chiama? Bloopers, bloppers, blappers, quella roba lì che ogni tanto fa la Chiara, dove rutano, scorreggiano quelle cose lì. No, noi non rutiamo, scorreggiamo, però ne sta succedendo di tutti i colori, voi non potete capire. Comunque io vado avanti e vado col tagliare i würstel. Volete una cosa per far prima? Per far prima fate così. Prendete questo, fate così,
già sono tagliati, senza starli a levare questo e uno alla volta. No, guardate, così, 4 e 4, 8 i buster sono pronti. Poi c'è qua già il lapo che non vi dico. Non posso muovere sta cacchio di telecamera perché vi ho detto che v'è postata nei limoni. Se la muovo va giù tutto l'ambaradam, ok? Allora, prendete i viuste, ok? I viussi, il lapo. Dopo te ne ho un pezzettino. Aspettate che gliene diamo un pezzettino, va. Pezzettino, bigolino, vedo cagnolino. Pianino. Fuori dai bala adesso. Allora, prendiamo i viuster, vediamo se ci vedo, perché con un occhio devo vedere se ci si vede. Siccome che è molto lungo il stecchino, perciò lo andiamo a, ok, a rompere così. E andiamo ad infilzare il viuster nello stecchino così. Deve essere ben infilzato, vedete? E così andiamo a fare con tutti i viustel. Infilziamo così. Infilziamo. Ok. Cioè, di fatto che poi io li faccio, ma non li mangio, perché io, come sapete, roba fritta, essendo che non ho la cistifelia, ok, che sono stata operata, non ho la cistifelia e non digerisco la roba fritta, perciò io ne assaggerò appena appena un pezzettino. Però volevo fare una ricetta oggi, c'avevo il giusto e l'ho detto, vabbè, cosa faccio, faccio questo, ok. E così abbiamo infilzato questi bei viusteloni grossi. Mio Dio, fanno quasi impressione vederli così. Comunque, okay. Ecco qua. E qua sono pronti. Adesso non sta altro che aspettare un po' che la pastella sia pronta, che la devo lasciare in frigo, e dopodiché li andiamo a friggere. Ok. Mezz'ora passata, per voi sono passati i 30 nani secondi, un secondo, sì, il tempo di un ciak e via, ok, comunque ci siamo, la pastella tirata fuori del frigo, ok, e so che non c'è tanta luce, ho acceso la luce, le finestre sono aperte, però questa è, ok, apriamo anche questa, ok. Giriamo così, vedete, ho la telecamera, vedete, vedete, sembra elettrica, no, è che sto spostando il cesto della frutta, dove dentro, nei limoni. Allora, andiamo, intanto ho messo nel frattempo l'olio a scaldare, ok, per friggere, e nel frattempo io immergo i viustel nella pastella, ok, così, così, ecco, vedete, su e giù fate che si inzuppano per bene, ecco, così devono essere. Ok, lasciamo accendere la gocciolina, minchia, che impressione che fa, no, ma però, ok, ok, il primo è andato, e così via via con tutti, li inzuppate, così ben bene, tirate su, lasciate che un po' di pastella scenda, ok, ok, questi non sono grumi, che magari non venite a dire sono grumi, no, non sono grumi, è che ho messo la rostina dove ci sono dentro i pezzettini di salvia, rosmarino e quant'altro, ok, e facciamo così
con tutti. Ok. Si fanno velocemente, perché non ci vuole tanto a farli. Ok. Oh, che bello. Poi c'è chi fa la pastella con la farina gialla, con la farina di riso. Ci sono mille modi di far pastelle, ma io sinceramente ho guardato gli altri modi, ma dopo ho detto no, io preferisco il mio modo, più semplice, in un attimo si fa. Ecco. E l'ultimo, io ne ho fatti solo 6 perché appunto gli ho detto io non ne mangio, li farò mangiare a Giovanni e a mia mamma. Io ne assaggerò un pezzettino. Ve l'avevo detto che era una barzelletta sto video. Difatti, seppure spento perché ho finito la batteria, come vedete, ho dovuto mettere il cavo. Spero di riuscire ad attaccare sto pezzo, altrimenti farò la foto di quello che mi è uscito. Ok, adesso vediamo se bolle, credo di sì, e metto giù i würstel. Ecco qua, ne sto facendo 3 alla volta. Come vedete stanno friggendo. Andiamo avanti. Ecco qua che stanno friggendo, li ho appena girati. Non hanno un bel aspetto, però di sicuro che sono buoni, spero. Ecco qua. Gli altri 3, come vedete, li ho già cotti e sto cucinando gli ultimi 6 erano, perciò 3 più 3. Ed eccoli qua pronti. Vedete? Vedete? Non sono belli da vedere, me ne rendo conto, però va sicuro che da mangiare, magari con un po' di ketchup, maionese, un po' di senape o qua e là, un po' di insalata, e sono buonissimi. Spero che questa video ricetta un po' casareccia, un po' incasinata vi sia piaciuta. Vi do appuntamento alla prossima, se saremo ancora vivi dopo averli mangiati. Io non li mangio, perciò ci sarò sicuramente. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi saluto tra 3, 2, 1.